Ciao, eccomi con i prodotti che ho finito nel mese di ottobre. Inizio col mini size del profumo Notte Juju della ditta italiana Anthos. Ho avuto la possibilità di comprare questa mini size quando sono stata in Moldova dai miei genitori, così ho capito che questo profumo fa per me. Qui ci sarebbe un mescolio, se posso dire così, mescolio di citrici, lavanda, sandalo, vetiver e lo zenzero. Io sento tanto zenzero qui perché mi ricorda molto il profumo allo zenzero della Biosline. Però questo costa la metà e sicuramente penso di comprare la full size perché l'ho gradito veramente tanto. Un altro profumo che ho provato è sempre in mini size, ma qui avevo non so quante mele perché il produttore non ci indica qua, è un campioncino da 1 ml. È il nuovo profumo dell'Erbolario, Lila Lila. Questa pianta, questo fiore mi piace tantissimo, la profumazione pure, ma non tutti i tipi di lila mi piacciono. Quello bianco proprio no, ma questo viola sì, ma anche qui dipende dal fiore notato perché c'è la profumazione varia da un fiore all'altro. Qui abbiamo le note del profumo. Niente mi piace, non credo di comprarlo in taglia più grande, ma mi ha fatto piacere di averlo provato. E poi è pure adatto per questo periodo di cambio stagione, di cambio umore, se posso dire, non lo so. Comunque mi ha fatto stare bene. L'ho aperto e l'ho lasciato più che altro profumare in casa. Quando mi avvicinavo era quasi impossibile stare vicino perché è veramente forte. Però così da lontano mi è piaciuto un sacco. Ho finito un'altra confezione dell'Ene Rosso della Te Natura. Io continuo a comprare questo prodotto perché mi piace come si comporta sui miei capelli. Mi piace i riflessi che lascia, dipende sempre. Se, io posso lasciare anche 1 ora e mezza, non per forza come scrive qua l'indicatore. Il produttore, che non vado adesso a leggere, ma comunque sono da. Comunque c'è indicato che si può lasciare anche 1 ora, ma anche 3 ore, dipende. Io se lo sento, comunque mi copro i capelli quando le nessuno, ma se sento che non ce la faccio a tenerlo di più, tengo anche 1 ora e mezza e per me va bene. Ho notato che diventano più chiari quando li lascio di meno e questo mi piace. Mi piace anche il fatto di poterlo comprare nel negozio fisico del Cuore Bio. Costa come sull'internet 5,50 euro, a me mi basta per 4 applicazioni perché io faccio solo la ricrescita, ma comunque ho notato che anche le punte cambiano il colore anche se io non vado lì a stendere il prodotto, ma avvolgendo, no, la chioma sulle radici, comunque qualcosa va anche sulle punte e cambiano anche loro il colore. Una cosa ancora positiva di questo prodotto, l'ho fatto provare a mia mamma che adesso ha tagliato i capelli ancora più corti di prima, e essendo corti erano quasi naturali, da un po' che non faceva la tinta, e l'ho messo su i suoi capelli, sono usciti ancora più chiari dei miei perché la base appunto era grigia, ma lei si è innamorata del colore e per cui ha preso anche lei una confezione. Sono proprio contenta di averla, non dico convinta perché mia mamma mi ha seguito, diciamo così. Una volta che io ho scoperto l'Inch pian pianino, anche lei ha iniziato a comprare dentifrici diversi, già più naturali, saponi, crema corpo, crema viso, e si è molto, diciamo, adatta, no, ai nuovi prodotti, ma con i capelli ancora non era convinta. Ecco, questa volta sono, non dico sono stata brava, ma è stata lei brava a capire, no? O perché anche capendo, se non ti piace l'effetto che viene, no? Dopo aver usato un prodotto non è facile cambiare l'abitudine di prima. Ho finito due confezioni gigantissime da 500 ml della Sensuré.
sono tornati questi prodotti perché prima mi ricordo sull'internet erano quasi in tutti i video, poi sono spariti e sono comparsi anche, e io non li trovavo prima. Adesso che sono ricomparsi in altri video delle ragazze che io seguo, ho notato che sono comparsi anche dalle mie parti. È un prodotto che non costa tanto, anzi costa giusto secondo me, perché il produttore, in questo caso, non in tutti perché ha altri prodotti che mi sembrano meno onesti di questi, indica che c'è la fragranza di aloe vera e la fragranza di muschio bianco, perché infatti lo troviamo al fine dell'inch, proprio all'ultimo posto, sia in uno che nell'altro caso. Questo mi sembra onesto da parte del produttore. Comunque, l'inch è semplice, ma il prodotto non è liquido, è una cosa positiva, perché se parliamo di natura verde che scende come l'acqua, si finisce in un attimo il prodotto. Qui invece tra gel e liquido, fa molta schiuma perché ogni tanto, no, facciamo anche nella vasca, le metto un pochettino a Marcello, così non uso su di lui questo, ma ogni tanto per fare un po' di schiuma nella vasca, così sta più volentieri e io riesco a fargli lo shampoo con i suoi prodotti. E niente, a me piace e continuo a comprarlo perché ho un'altra confezione, ma di questo, perché questo non il muschio bianco proprio non mi è piaciuta la profumazione. Questo invece già ho un'altra confezione in bagno. Uno può chiedersi come fa a usare un 500 ml di prodotto senza stufarti. Semplicemente uso un bagno una profumazione, un altro bagno l'altra profumazione in cucina o un altro sapone, per cui variandoli così posso comprare anche i flaconi più grandi, così sono più economici sicuramente. Ho finito, anzi non ho finito, Benecos la versione brown, un mascara impossibile da applicare per me. Allora, già col mascara nero della Benecos che l'avevo comprato per varie volte non mi trovavo benissimo, però dicevo, per un effetto così naturale, ma qualcosa di mettere su ci sta. Questo invece non va bene, lo scovolino non è così originale, ma abbiamo giocato noi con mio figlio, abbiamo fatto i truccatori, ecco, no, si cambia la forma. Ma dicevo, è quasi pieno questo mascara perché mi le attaccava talmente tanto che proprio era improponibile da metterlo su. Non so come mai così, ma sinceramente dopo questa esperienza io farei la pausa col mascara della Benecos. Anche se sempre ho sostenuto che per il prezzo che ha e per gli effetti che a me servono sulle ciglia va bene. Invece in questo caso proprio non ci siamo. Come non ci siamo neanche con la BB cream della ditta americana Ren. Questo è un campioncino che l'ho trovato in una box che ho preso. 3 ml di prodotto non usati, perché anche in questo caso qui abbiamo Satin Perfection BB Cream, appunto non è nessun effetto setta sul mio viso, ho trovato, anzi mi apriva tanto i pori che ho qui, ed era, poi non dava quell'effetto di colore uniforme, per cui è quasi nuovo e non penso di usarlo perché era improponibile. Ho finito il geranio, olio essenziale dell'Aromazone. Questo olio essenziale l'ho iniziato ad usare ancora l'anno scorso e mi sono subito innamorata di lui. L'avevo preso appunto per le zanzare, visto che abbiamo il giardino e stiamo tanto fuori con la bella stagione. Però quest'anno quando l'ho riniziato a usarlo, sentivo che mi dà fastidio. È proprio vero che quando parliamo di un prodotto positivamente, poi passa il tempo e magari il nostro corpo non lo accetta così come ha fatto un anno fa, 2 anni fa. E niente, comunque questo geranio non lo ricompro, a parte che l'ho usato come antizanzare e non ha funzionato per niente, ma siccome dopo ha iniziato a darmi fastidio, l'ho usato sinceramente per profumare la zona pattumiera della casa, no?
Abbiamo finito due shampoo, uno Neo Bio e shampoo per i capelli normali della Bioturn. Questo l'ho usato di più, questo l'ha usato di più mio marito, ma anche io l'ho provato. Questo mi ricorda Neo Bio molto, mi ricorda al caffè, ma il profumo non sapeva proprio di caffè. Mi sa tanto di Lavera, e infatti anche sui capelli si comporta un po' come Lavera, nel senso fa schiuma ma non tanta, ma comunque lascia i capelli puliti e tu quando li lavi senti questa sensazione che si stanno sgrassando, si stanno appunto pulendo. Però dopo, a lungo andare, nel senso se lo uso più di 2-3 volte, io sento che i capelli diventano più secchi, specialmente le punte, per cui lo lascio a mio marito che lui si trova bene con lui. Questo mi è piaciuto molto il profumo, mi è piaciuto molto il packaging. Adesso ormai non profuma perché da un po' che l'ho finito, ma mi dimenticavo di metterlo qua nel video. L'ho trovato sul giardino di Ariana e cosa dire, non lo consiglio a me in avanti perché mi ha dato un po' di prurito in questa zona, cosa che a me non succede quasi mai. Dopo che ho cambiato i shampoo, nel senso prima io avevo tanta forfora, capelli grassi, erano un disastro i miei capelli. Dopo 2009, quando ho capito che è importante usare uno shampoo giusto, io non ho più avuto problemi del genere. E neanche secchezza della cute, non è, perché ormai ho capito quale shampoo fa per me. Invece questo shampoo, non so perché, ho guardato l'inch e non ho trovato un ingrediente che sembrasse qualcosa di strano, perché sono più o meno quelli che sono negli soliti shampoo che uso. Però comunque mi è piaciuta la profumazione della ortica e mi faceva stare bene questa ortica, per quello che non l'ho accantonato, però ho fatto grandi pause tra un'applicazione e l'altra. E dopo non ho risentito più quell'effetto di prurito, secondo me perché usandolo qualche volta consecutivamente mi ha dato quella reazione. Boh, non ho capito comunque questa storia, ma non lo ricompro sicuramente. Olio di mandorla, finito anche lui, Officina Natura. Allora, di questa ditta italiana non ho provato niente tranne questo prodotto. Essendo alla fiera Fa la Cosa Giusta a Milano, ho guardato lo stand e mi è sembrato giusto comprare qualcosa anche da loro, anche se questo prodotto l'ho pagato intorno a 8 euro, 9 euro, comunque tanto per 110 ml. Io pago la metà per l'olio di mandorle di Thea Natura e mi trovo abbastanza bene anche con lui. L'ho usato un po' per tutto e lo uso per mettere, elenco un po' così perché ogni tanto qualche ragazza mi chiede come lo uso questo olio di mandorle. Su tutto il corpo lo uso poche volte perché io preferisco più le creme e burri corpo anche in estate, ma ogni tanto per cambiare, per alternare lo uso anche lui, ma sempre metto qualche goccia di olio essenziale o dipende. E poi lui mi aiuta per mettere, se mi compare un brufolo, metto il tea tree insieme sempre a l'olio di mandorla. Lo uso anche per lavare mio figlio piccolino. E poi adesso in questa stagione di tanto raffreddore, tosse eccetera, l'ho usato aggiungendo una goccia di olio di essenziale di menta, lo scaldavo tra le mani e lo applicavo sul torace, sia sul mio che sul bambino, e sulla schiena, così sotto le orecchie, dietro alle orecchie, e ho notato che mi dava un sollievo sia per respirare meglio, ma anche la tosse un po' diminuiva, e in questo modo Marcello riusciva ad addormentarsi più facilmente. Per cui sinceramente consiglio di avere in casa l'olio di mandorla. E ultimo prodotto, e abbiamo finito, è il bio sapone, la saponetta della Saponaria Tilio e Malva. Anche in questo caso, come nel video scorso, ho sentito solo una profumazione
Meno male che era il Tilio, perché la Malva a me piace ma non tanto, a parte ci si sente poco questa profumazione. Comunque il Tilio l'ho gradito, la saponetta mi è piaciuta come tutte le saponette che ho provato fino adesso della Saponaria, ma comunque sto pensando magari di comprare le saponette di un altro marchio. Ho in mente la Tea Natura, vediamo se riesco a provare qualcosa, perché ancora non ho comprato nulla di saponette della Tea Natura. Niente, io qui finisco il video dei finiti, vi ringrazio come al solito della vostra presenza qui sul mio canale e vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao, ciao.